Giorno fino del mese. Non riuscivamo a credere ai nostri occhi. Ma era inconfutabile. Avevamo scoperto il tesoro di Cortez. Bello. Ah, niente doppio salto. Qua ci sputava fuori. Sì, in effetti poi l'avevo anche pensato. Bene. Quindi... let's go. Dobbiamo chiaramente tornare indietro. Siamo saliti, quindi non devo recuperare vita. E si va. Ecco i nostri amici. Ehi, qui tremava tutto. Non sai che colpo. E tu come stai? Davvero, hai sconfitto Cortez? Sei un eroe. Ehi, prima che possa riprendersi dalla sorpresa, escogitiamo una via di fuga. Senti. Con tutti i colpi di prima si è aperta una fessura in questa parete ed entra il vento. Mi permetto di proporre di allargare la spaccatura così potremo uscire. Davvero, eppure quella parete pare davvero molto resistente. Sì, mi fate salire lì? Ok. Sì. Hai visto? Te l'avevo detto che entrava l'aria da qua. Beh, io vado, ciao ciao. Tutti andiamo. Coraggio, andiamocene da questa dannata grotta. Devo aspettare uno per volta? Facciamo un po' veloce, stringete. Questo posto sa di chiuso, non mi piaceva per niente. Usciamo presto, Giuliano. Guglielmo. Ti devo la vita, non ti dimenticherò mai. Eccoci qua. Isola Tropico. Salve. Viaggio in lungo e in largo per vendere le mie merci. Merci ideali per acquirenti raffinati come lei. Quasi quasi, ragazzi. Però ormai 10 punti vita... Vabbè, oddio, possono comunque servire. Non prenderò solo un lampo blitz e basta. Poi il resto faremo compere al villaggio. Mi chiedo cosa avranno fatto tutto il tempo dentro quella grotta. Avremmo fatto, ecco. Il brivido dall'avventura non era male, ma quell'ariaccia malsana mi innervosiva. Chiaro. Oh, Mario, bentornato! Cosa? Hai trovato il tesoro e come? Davvero? Il capo dei pirati Cortez è ormai un fantasma e custodisce il tesoro... Ah, scusate, era... Sì. E tu l'hai sconfitto, ma ti ha fatto pena e gli hai lasciato tutto sulla nave? Wow, quanta generosità. In fondo è una delle tue virtù, Capitan Baffo. Sogno o son desto? Tu sei mio fratello. Sì, ma che ci fai qui? Io avevo voglia di rivederti e volevo raggiungerti. Però la nave è affondata e i fantasmi mi hanno rapito. Ma ora posso riabbracciarti. Eh? La nave è affondata? Allora anche voi siete dei naufraghi? Chi spara? Cos'era? Cos'era quella scossa? Oh, per tutti i mari, e quelli chi sono? Scusate, anzi no, mi rimangio le scuse. Ah, è lui, sapevo io che... Gatto ci puzzava. Puzza ci covava. Gatto ci... Ormai ho perso il vizio di chiedere scusa, ma me lo faccio passare in fretta. Comunque, complimenti per aver preso la gemma stella, proprio un bel lavoretto. Ma quel tipo non è Quattrocchi? È vero, il signor Quattrocchi, perché se ne sta lì? Ehi, signor Quattrocchi, non se ne stia lì sopra, è pericoloso. Ma che idioti, che riflessi lenti. Ancora non avete capito, babbei? Il mio è un travestimento. In realtà io sono... Fustighino, sorpresi, vero? Io ho fatto venire qui Mario per fargli ritrovare la gemma stella e poi riprendermela. Vieni. Mario, ti conviene darmi la gemma con le buone. Altrimenti dovrò usare le maniere forti. Vieni, vieni.
Avanti, colpite, fuoco, fuoco a volontà. Oh cielo, quattro occhi e un pirata. E ora che si fa? Su, voi, che aspettate? Fate qualcosa. Noi siamo marinai, senza una nave, siamo solo un branco di incapaci. Onesto. Ciurma, il vostro leader ha avuto un'idea strepitosa. Una nave c'è, è straordinaria per giunta. Mario, accompagnami da Cortese, per cortesia. Risiedi in un veliero, no? Se la leggenda è veritiera, quel veliero ci salverà la vita. Ma che cosa dice, Marco? Anche se Mario lo ha sconfitto, si tratta pur sempre di Cortese. Se non gli piace il modo in cui gli chiederà il favore, è capace di ucciderla. A fe mia, so di non essere un cuor di leone, ma non posso scordare di essere un capo. Devo proteggervi e non possiamo indugiare oltre. Non resta che tentare. Non ammetto proteste. In qualità di vostro leader andrò a trattare con Cortese. Mario, accompagnami da Cortese. Andiamo a vedere. Ok, sì. Di qua cosa c'è? Ah, beh, siamo al villaggio. Onesto, sì, perfetto. Sapete cosa? Intanto salvo. E poi faccio un po' di compere, perché non vorrei ci fosse un'altra battaglia, sapete. Diciamo che è nell'aria, via. Allora, abbiamo... Congela i nemici, togli 3 PV. Questa, secondo me, è buona. Quindi, let's go. Poi, il fiore di fuoco. Togli 3 PV e basta. Quindi, non rilascia la scottatura. Io allora mi ripiglio un'altra di queste. Vai. Addormenta per un po' i nemici. Potrebbe tornarci utile. Potrebbe far fuggire tutti i nemici. Ripresa 5 PF, 10 PV, qualcosa per i PV, prendiamolo dai, non si sa mai, via. Ok, adesso risalvo, meglio, così non dovrò rifare le compere nel malaugurato caso. E andiamo di qua, quindi dobbiamo rientrare da dove siamo usciti, deduco. Come la prenderà secondo voi Cortese? In qualche modo dobbiamo prendere una nave, quindi immagino che scogiteranno un buon piano. Speriamo. C'è solo un problema, come arrivo lì? Non ditemi che devo rifare tutto il giro. Ah beh no, che cacchio dico, non era di là. Scusate, stavo svalvolando. È di qua. Tu sei il baffuto, che altro vuoi? Cortese, ti devo parlare. Ci puoi prestare la tua nave? Che perché la mia signoria dovrebbe prestarvela? A chi poi? Chi caspita sei? Mi chiamo Marco, noi ci troviamo in una situazione d'emergenza. La mia ciurma è sull'isola ed è stata assalita dai pirati. Ho il compito di difenderli. Per questo vorrei la tua nave. Cosa sento? La mia signoria dovrebbe cedere la nave per tale sciocchezza? Fra l'altro, teschio nero, non può neppure navigare. Ah, il nome della nave. Senza la pietra magica, il bijou teschio non parte. Disgraziatamente, non si sa dove sia andata a finire. Credo che quello ce l'abbiamo, sì. Il bijou teschio, parli per caso di questo? Per tutti gli spettri, la pietra magica. Ti faccio una proposta. Io ti do questa pietra che la mia famiglia si tramanda da secoli e tu mi presti la nave. Mi sembra un buon affare, che ne dici Cortese? Guarda che la pietra mi è stata rubata dai tuoi antenati, che razza di spacciato. Ci vuole un bel coraggio a chiedermi il vascello. Te la farò pagare, disgraziato. Aspetta, se opti per la violenza ti rimetto nelle mani di Mario. E mentre lui ti intrattiene io butto il gioiello a mare. Sai che non ti converrebbe, allora affare fatto? Che testa dura. E va bene. Affare fatto. Bene, il patto è concluso. D'altronde non sono certo commerciante per gioco. Parlando si può sempre raggiungere un accordo. Orsù, prendi il gioiello. Ora il teschio nero può tornare a solcare i mari. E poi mi hanno proprio seccato con questo chiasso. Voglio dar loro una lezione. Dopo tanto tempo un po' di azione.
Visto Mario, è stata un'idea brillante darmi in mano la situazione. Andiamo. Più o meno. Possiamo prendere qualcosa qui, dai. E nemmeno una scheggina stella, niente. E dai. Guarda quanta bella roba. Questa pietruzza qui. Lasciamo a Cortez ciò che è di Cortez, se no poi si arrabbia. Via. Dio, non ne ho trovate tantissime di schegge stella. Però, tanto sappiamo che ne ho lasciate tantissime indietro, per cui non è un problema. Ciao, siamo venuti anche noi. Tutti uniti gliela faremo vedere a quei cafoni. Basta che Marco non faccia il gradascio. Bene, Capitan Baffo, shiva. Oh, il mare, dopo secoli mi sento rinfrancare le ossa, ciurmaglia, si salpa! Beh, decisamente una bella ciurma. Abbiamo munizioni a non finire, venite, servitevi pure! La mia signoria non perdona, avete un bel fegato a far chiasso nel mio territorio. Boom. Come osa? Chi la spunterà? Ah, si sono già dati alla fuga? No, ancora no. Affondatemi quella bagnarola galleggiante. Felloni, non ne rimarrà uno di voi. Mario, tocca di nuovo a te. Ok. Vabbè, combattimento contro di lui, giusto? Giusto, Giustignardo. Quanto è vero che mi chiamo Fustighino. Ma Fustighino? Chi era Giustignardo già? Non mi ricordo. Vi faccio pilare a cocco. M, cioè calare a picco. Preparatevi. Ah, infatti mi sembrava strano. Giustignardo. Era un altro, sì, vabbè, mi sono confuso. Allora. Che dite? Si smattacco? Si spacco. Dai, mi sono parato, maledizione. Addirittura. Direi perfetto. Ah, però. Secondo me dopo Cortez questa sarà una passeggiata. Spero. Allora, colpo gelo, via. Vediamo se riusciamo a congelare anche loro. No. Però li sconfiggiamo. Ma mi sa che Fustighino non è che sia tutto sto granché, eh. Boom. Le bombe scoppiano quando scoppia questo o no? Ok. Non attiva l'effetto a catena. Sarebbe stato bello, ma no. Ehi, ahia, yeah. Siete duri a mollare, eh? Vi costringete a chiamare la... adunata. Sicuro che c'è ancora qualcuno in vita? Ah, mi sa di sì. Che roba è? Va bene. Allora... si smattacco, prende anche quelli sopra? Sì. Ok. Non tantissimi danni, ma va bene. Ah.
Questa volta non utilizzerò l'enciclopedia. La prenderemo poi dal secchio dell'immondizia, dalla cosa, dal professore. Tanto è uguale. Via. Ero giusto curioso di sapere quanti punti vita ha, però... Due, va bene. Quella lì al centro non credo che colpisca quelli sopra. Ops. Ah, missato. Addirittura. Sì. Ci sono un po' di bombe qui. Spero che facciano effetto. O sempre su quello che ha meno punti vita. Cioè è una roba allucinante. No, quasi sempre, dai. Bombe esplodete? Grazie. Adesso facciamo una bella cosa. Anzi, dopo. Tutto qui dove prendiamo va bene. Certo, è meglio prendere lui, sì. Let's go. Let's go. Giusto. Questa però. Sì, se sto un po' più a sinistra potevo prendere tutte e due, però va bene anche così, dai. Ah, a posto. Tutti i punti vita e tutti i PF, è tanta roba, eh. Sì. Dannazione, inutile insistere, ci hanno battuti. Preparatemi una scusa per Giustignardo, eccolo. E che sia buona. Giustignardo è capo, sì. Giusto. Corpo d'un cannone, ce l'abbiamo fatta, ragazzo. È un vero sollievo. Urrà, evviva, yupi, sei grande, abbiamo vinto, evviva. Evviva, yuhu, yupi, sei grande, sì. Pitch time. Time di pitch. Tempo di pitch. Avete fallito di nuovo, non ci posso credere. Sono costernato, ci mancava un soffio e forse ce l'avremmo fatta. Fustighino, fa attendere gli uomini fino a nuovi ordini. Ma ricorda queste parole. È la vostra ultima chance, intesi? Ricevuto. Bene, rompete le righe. Tu vieni qui. Comandi. Da ordine al Trisdombra di fare fuori Mario e stavolta non ammetto errori. Sarà fatto, signore. Trisdombra, vabbè, una è entrata nelle nostre grazie, comunque va bene. Io ne ho soltanto una e Mario ne ha già 5, dobbiamo scippargliele. Ah, comunque lui ne ha presa una, eh. E vabbè, chiaramente dovremmo sconfiggere lui alla fine. Mi hai chiamata di nuovo, che c'è stavolta? Cosa ti prende? Questo programma richiede all'utente una missione molto pericolosa. Cosa devo fare? Infiltrarsi nella stanza di Giustignardo e cercare la data disk con i dati. Il data disk con i dati? Che dati? Questo programma può visualizzare tutti i dati del network, eccetto i dati dei PC che non sono collegati al network. Questo programma non può visualizzare i dati di Giustignardo. È necessario ottenere quei dati per visualizzarli. Sì, ma io come faccio? Devo travestirmi di nuovo? Negativo.
Nessuno può entrare nella stanza di Giustignardo. E quando Giustignardo non c'è, ci sono le guardie che sorvegliano l'ingresso. Tuttavia esiste una scappatoia. Se l'utente seguirà le istruzioni del programma, andrà tutto bene. Il programma non vorrebbe mettere in pericolo l'utente. Ma non conosce altri utenti al di fuori di lei. Non preoccuparti, Tech, seguirò le tue istruzioni. Bene, l'utente ha pregato di uscire da qui e salire uscendo usando l'ascensore. Oh. Sì, vabbè, che ci volesse aiutare Tech, quello era abbastanza evidente ormai, no? Che bisogna fare? Tech, salvaci. La stanza di Giustignardo è in fondo al corridoio. Tuttavia, uscito dall'ascensore, percorra il lato sinistro del corridoio e acceda alla stanza con la luce verde. L'utente deve preparare una pozione che rende trasparenti. Una pozione che rende trasparenti? L'utente trasparente potrà entrare senza essere visto nella stanza di Giustignardo. Non ho capito, come devo fare? L'utente si sistemi le pozioni che sono sul tavolo nella macchina prepara pozioni. Questo programma non sa in quale ordine vanno posizionate. Tuttavia nel laboratorio dovrebbero esserci delle spiegazioni dei manuali. L'utente sui... Usi suddetti dati per sistemare cautamente le pozioni nella macchina. Mappa... Non lo sai te, scusa. La pozione rossa non si mette mai a destra. La pozione rossa si mette sempre vicino alla pozione blu. Non si mette mai a destra, quindi la mettiamo a sinistra. Chiaramente. Fa la pozione verde e la pozione rossa. Si mettono due pozioni. Quindi la verde è l'ultima. Dovrebbe essere così, eh? L'utente si reca al pannello di controllo a sinistra e azioni la macchina. Speriamo di aver fatto bene. Ogni volta che il Becher si ferma, l'utente è pregato di premere i relativi pulsanti. Ah, beh. La pozione del Becher deve essere riscaldata per 30 secondi. Iniziato il riscaldamento. L'utente prima, ok. Ora dovrebbe essere pronta. La pozione è riuscita? Tutta? Sei sicuro? L'utente è pregato di bere e non protestare. Ma... che cosa mi è successo?
Purtroppo l'utente non ha riscaldato la pozione per il tempo richiesto. Ma che infamata. Ma pensavo 30 secondi fossero... tanto per dire, cioè non credevo fossero veramente 30 secondi. Cioè mi devo preparare il timer. Ma siamo alla follia, siamo a questo? Boh, proverò con il cronometro. Avevo già provato prima, ma adesso cercherò di essere più preciso. Forse è partito leggermente in ritardo, quindi aspetto tipo un secondo in più. Però non mi sta piacendo questa cosa, per niente. È tipo la settima, ottava volta che provo. Boh. Non è mai stata di questo colore. Potrebbe aver funzionato questa volta. Più o meno. L'utente si rechi nella stanza di Giustignardo, cerchi il data disk con i dati e si colleghi al network. Ah, così proprio? Perfetto. Fornirò ulteriori dettagli quando l'utente si troverà nella stanza di Giustignardo. A missione compiuta l'utente torni in questo laboratorio per ricevere le informazioni su come tornare visibile. Uffa, com'è complicato stavolta. Bene, ora l'utente si rechi nella stanza di Giustignardo. Assurdo comunque. Ci ho dovuto letteralmente prendere un cronometro e misurare 30 secondi precisi. Vabbè, io non ho parole. Allora, abbiamo detto a destra, giusto? Dovrebbe essere questa la stanza di Giustignardo. Dove sarà il data disk? La scrivania? Qui no. Qui no. Ah, c'è sempre solamente una cosa lì da vedere. Trovato! Allora l'utente inserisca il data disk nel computer di questa stanza e si connetta al network. Va bene. Guardate il pavimento, è ganzissimo. Funziona. Ok. Missione compiuta, ora sarà meglio che rimetta tutto a posto. Ci vedrà qualcuno? Beh, vederci è un po' difficile. Torniamo nella stanza a rimetterci i vestiti e a tornare visibili. Grazie Principessa Peach, questo programma è riuscito a scaricare i dati. Davvero meno male. Per tornare visibile l'utente ha pregato di bere la pozione verde. Ehi, aspetta un attimo. I vestiti.
Così va meglio, no? Dunque, dicevamo, ah, la pozione verde. Temevo dire che non sarei più tornata come prima. L'utente ha pregato di tornare nella stanza di Tech. Tech, sei nei guai, non te lo voglio dire, ma... Ma adesso ci vedono. Ah, così a caso? Vabbè. Allora, Tech, che dati erano? Il sistema operativo sta rielaborando i dati poiché ci sono molte protezioni. Tuttavia il mio traduttore mi dice che questi dati puzzano. Magari non è così. Negativo, è così, il fiuto del mio traduttore non sbaglia mai. Quando questo programma avrà la chiara natura dei dati, gliela renderà nota. Ora l'utente è pregato di usare il sistema integrato di trasmissione. Va bene, però promettimi che appena sai qualcosa me lo dici, eh? Allora, scrivo un'email. Ecco fatto, me la puoi spedire? Il messaggio è stato correttamente inviato al server di posta. Per oggi è tutto, l'utente è per grado di ritirarsi nelle sue stanze. Sì, sì, va bene, ciao Tech. Grazie, principessa Peach. Prego. Buonanotte, principessa Peach. Principessa Peach, questo programma ti proteggerà l'utente ovunque. Ah. Bowser.